Caminetti, dopo Chiavari, questa vittoria con Arenzano attesta ancora di più che la tua squadra sta bene e in forma, a qualche pausa, e te da coach come la vedi? No, allora abbiamo affrontato una partita, sono entrati molto bene in partita, al primo tempo sono andati molto molto bene, molto molto intensi. Abbiamo poi pagato un po' un calo di concentrazione nel secondo tempo, un po' dentro loro, però una partita che non è mai stata in discussione. Un avversario secondo me ostico, forse più tra le mura amiche che fuori casa, ma spigoloso in certi tratti, però sono tre punti d'oro che ci avvicinano sempre di più ai playoff. Anzi, ai playoff ormai siamo dentro, dobbiamo stabilire se primi o secondi, e le ultime quattro partite definiranno la griglia finale. Senti, anche un rodaggio, perché queste partite che io definisco tra virgolette carogne, nervose, mani addosso, qualche cosa in più, possono abituare al clima infuocato dei playoff, che non è quello della regular season. I playoff sono proprio una cosa a sé, sono partite ogni singole e ogni, diciamo, azione di playoff è proprio completamente differente dal campionato, più per la pressione, sono i playoff, è del bello dei playoff. Sono tappe d'avvicinamento dove cerchiamo ancora in questo ultimo mese una crescita da parte di tutti noi, a partire da me, per poter poi affrontare i playoff in maniera adeguata. Senti, dalla partita di Bogliasco cosa ti aspetti e cosa vuoi dai tuoi ragazzi? Allora, la partita di Bogliasco, diciamo, posso definirla una partita playoff in un campo difficile. Cosa mi aspetto da loro? Innanzitutto che nessuno si faccia male o rischiarsi di farsi male come è successo sabato questo. Dopodiché sicuramente loro ci terranno a riprendersi una rivincita dell'andata, dove poi inaspettatamente ci siamo ritrovati su 6-0 contro di loro, e sarà sicuramente una partita difficile, un campo difficile. Ben vengono queste partite in vista dei playoff. Pogliasco è stata forse la più bella partita per determinazione, per difesa, per volontà, per concentrazione. Io con Bogliasco la metto al primo posto delle vostre partite di quest'anno, in casa. Ma guarda, allora, per come la ragiono io da allenatore, diciamo, il risultato può essere casuale, la prestazione no. I ragazzi, puoi vincere, puoi perdere uno sport, ma la prestazione deve essere quella che prepara in settimana e come lavora in settimana. È stata sicuramente un'ottima prestazione, come abbiamo fatte anche altre. Però anche lì abbiamo fatto delle sbavature, siamo riusciti a farli rientrare minimamente in partita su delle azioni che dovevamo concretizzare meglio per, diciamo, schiacciare la testa, tra virgolette, intendiamoci, all'avversario, ecco, sempre sportivamente parlando. Sì. Qua mi sembra che già siamo un po' troppo nervosi. Innanzitutto io chiedo scusa alla squadra per il comportamento di sabato, ma certe cose veramente non le sopporto. Luca, che dirti? Sappiamo che sei un uomo di sport, però giustamente determinate cose non si tollerano e andrebbero sollevate, anche perché te sei la guida, la bandiera della squadra, e i ragazzi guardano te, e determinate cose non si debbono tollerare. Il compito di un allenatore è riuscire a costruire un gruppo di ragazzi ok che possa fare a meno di lui in determinati momenti, che vada da solo. Senti, facendo un paragone, a me i nostri ascoltatori capiscono, Luca Minetti è più Zeman o più Mourinho? Luca Minetti. Come carattere? Ma guarda, trappattoni, mi piace di più. Anche perché è un vincente. No, non so se è un vincente, ma è uno pane al pane e vino al vino. Questo mi è sempre piaciuto. Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Luca, auguri e buon viaggio. Grazie, grazie mille, grazie per gli spazi che ci date e la passione che ci mettete per il vostro lavoro. Soprattutto il direttore Stefano Ballerini. Sì, che chiedo scusa, sabato non ho rilasciato l'intervista, ma sabato ero un po' troppo sopra le righe, non vorrei, già probabilmente sono squalificato, non vorrei buttare benzina ancora di più sul fuoco in determinati momenti, ancora quando c'è l'adrenalina alta, meglio stare zitti piuttosto di erbiscarati. A dir biscarati sono il numero uno. Poi quanto costa la benzina ora? Ma... Buongiorno, non si sa mai. Grazie Luca. Grazie a voi.